Grazie per la presenza. Allora, stasera presentiamo un altro bel romanzo di un autore qui presente, appunto Donato Di Capua, un romanzo edito da Chimeric, L'uomo che vendeva ricordi. È un romanzo molto introspettivo che racconta una storia di redenzione del protagonista che nella sua vita, per una serie di decisioni delle quali non è stato protagonista, non è potuto essere protagonista, ha interrotto, diciamo, il rapporto connettivo con la sua interiorità e con le sue emozioni, e quindi ha iniziato a inanellare una serie di scelte sbagliate o comunque scelte non giuste per lui, che lo hanno sempre di più allontanato dal suo percorso, diciamo, verso la felicità e verso la piena realizzazione personale. Come spesso accade nella vita e anche in questo tipo di storie, un incontro apparentemente casuale ma importante con una persona invece che ha fatto delle proprie emozioni, diciamo, la sua bussola, lo aiuterà a ripristinare appunto questa connessione interrotta dentro di lui e a ritrovare una strada verso la propria felicità. Il protagonista di questo romanzo, Emanuele, appunto è un personaggio di per sé molto comune, una persona che possiamo incontrare moltissime volte nella nostra vita e che magari in tante situazioni siamo anche noi stessi. Esatto. È un informatico che fa della propria vita una vita piena solo di preoccupazioni, è una vita banale, perché il suo unico obiettivo è arrivare a fine mese per poter pagare le bollette, per pagare il fitto di casa, quindi una vita dedicata esclusivamente al lavoro, quindi non lavorare per poter vivere, ma vivere solo per lavorare, e quindi una vita priva di gratificazione, perché lui si accorge che emotivamente lui non riesce a vivere, non riesce ad amare, non riesce ad avere nessun contatto sociale, anche con i colleghi. Ha spesso delle divergenze perché vive male ogni attimo della propria vita. Lui, come informatico, entra nelle memorie. E se fossi trasparente? Capita di sentire dentro una sensazione dolorosa che ti rende vittima della tua stessa condizione. Elabori pensieri inconsistenti che non generano alternative o soluzioni, perché non esiste una logica in quello che stai attraversando. Ti esamini profondamente e non trovi motivi per cui gioire, forse nemmeno per vivere, quel profondo stato di angoscia. Ascolti quella voce che ti rimbomba dentro e non è la coscienza, perché è pulita. Ma tu la senti ostile, rimugina negatività. Valutando la vita e il susseguirsi di quelle azioni che non volevano altro che tendere alla normalità, che non volevano andare oltre quel desiderio di tranquillità, mi rendevo conto che il fato continuava a non essere clemente con me. Anche le persone che mi avevano sempre apprezzato, quelle con cui condividevo la consuetudine del lavoro, quelle che non volevano altro che me per sistemare le loro stupide macchine, si erano volatilizzate. Ma erano veramente loro essere spariti o ero io essere diventato trasparente? Ero così che mi sentivo, trasparente. Mi sembrava di non esistere più per nessuno, anche per strade, i passanti spesso mi urtavano distrattamente, mi ignoravano. C'era la stravagante possibilità che non mi vedessero. Mi sentivo vuoto, inappagato, era un minimo bisogno di attenzione che mi spingeva a sentirmi così inutile.